Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Ho i capelli corti, non sono nato dal barbiere, non ho nessun barbiere illegale in casa, non ho nessuna macchinetta e via, quindi non vi preoccupate, state a casa come sempre, mi raccomando. Oggi però voglio farvi vedere una cosa differente dalle altre configurazioni che vi abbiamo portato sul canale, insomma da ormai 2 mesi forse, da quando è iniziata la quarantena. Abbiamo visto la BMW serie 1, l'Audi A3, molto pompate come vetture, ma oggi andremo a vedere un'auto che sono sicuro che se voi uscite di casa dopo la quarantena trovate almeno 5 modelli. Ne trovate almeno 5 uguali per strada, sono sicuro. Non 5 di quelle auto, 5 uguali. Parliamo della Mercedes GLA. In realtà parlavo della vecchia, ma è uscita la nuova da qualche mese. Le differenze con la classe A in realtà non sono tantissime, però hanno un prezzo di 10.000 euro di differenza circa. Però oggi vogliamo portarvi la classe A perché comunque è veramente un'auto molto venduta in Italia soprattutto. Allora, oggi vi faccio una configurazione normale, oserei dire normale. Cercherò di stare sotto i 40.000 euro, ma sono sicuro già che sforerò. Però la cosa più importante, cercare di stare sotto i 40.000, ma assolutamente non superare i 45.000 euro, perché comunque è un'auto che facilmente supera i 50.000 euro, forse anche i 60, sicuramente i 60, con tutti gli allestimenti che Mercedes offre. Bene, siamo sul sito di Mercedes, soluzioni finanziarie info Covid-19. Qua troviamo alcune soluzioni per quanto riguarda il leasing e finanziamento delle misure straordinarie di supporto al decreto Cura Italia. Ora ci sono una serie di impostazioni che si possono andare a settare per scegliere nel proprio veicolo, per scegliere il prezzo adatto mensile, il canone mensile. Andiamo su GLA, quella che vogliamo fare noi. In realtà non capisco perché se vado su classe A mi permette di fare il leasing My Drive Pass, il finanziamento My Drive Pass e il Fine Balloon My Drive Pass, che tra l'altro mi cambia il prezzo anche di un bel po'. Mentre la GLA, no, GLA soltanto il leasing My Drive Pass, va bene. Ora, ci sono, tipo l'anticipo, possiamo fare il minimo il 10%, e quindi 3.462 euro di anticipo su una base di 34.620 euro. Con 40.000 km in 3 anni sono davvero pochissimi, anche perché quest'auto, secondo me, oltre che ne si vedono veramente un sacco in città, ma quest'auto per me è un'auto dedicata magari a un giovane 30-35enne, un rappresentante, comunque qualcuno che viaggia, qualcuno che vuole una macchina bella, ma anche una macchina comoda, una macchina alta, insomma, che gli permette di viaggiare in serena tranquillità. Quindi diciamo che forse per 3 anni per un rappresentante bastano 100.000 km. Magari adesso possiamo andare a aumentare a 48, non cambia troppo la rata. Insomma, diciamo 4 anni, va, che comunque è la vita media di un'auto. Magari fra 4 anni uscirà il nuovo modello, il nuovo restyling della GLA, quindi si potrebbe trovare a cambiarlo. 100.000 km potrebbe andare bene. Configuriamolo. Questa di base, questo prezzo è per la vettura era 34.000 euro, quindi questa qua, 34.620 euro. L'auto parte con il motore 180D Automatic da 116 cavalli e un cambio automatico 8 marce, un DCT, motorizzazione diesel. Ora, in realtà, voi dite, meglio questo 180D o 200D? Beh, devo dire che io ho provato questo motore. E non vi nascondo che non è male, ha un buono spunto, anche se comunque la macchina è abbastanza pesante, quindi sono un po' combattuto perché comunque parliamo di 3.000 euro in più. 150 cavalli è uno, 116 cavalli è l'altro, i consumi sono gli stessi, le emissioni sono le stesse. Forse dipende, ecco, un po' da quello che dovete fare, cioè se dovete fare dei tratti anche un po' in montagna, assolutamente il 150 cavalli, altrimenti, e sarà la mia scelta,
opterei più su un 116 cavalli, che permetterà, poi con 8 marce, permetterà di andare in autostrada sicuramente in ottava marcia, quindi una marcia di riposo, permetterà di consumare meno. Scegliamo il 180D. Questa è la vettura base. Vedete, ha i fari alogeni. Allora, ci sono alcune cose che comunque penso che lascerò invariate. Allora, abbiamo i pacchetti Executive, Business, Sport, Sport Plus e Premium. Ora, Premium ha tante tante cose interessanti. Ecco, magari il tessuto, il, non, tessuto, scusatemi, i sedili in pelle, il clima comfort, matic, tutte queste cose un po' particolari, l'AMG, il body styling AMG, l'assetto ribassato. Sono cose che però fanno lievitare, e anche di molto, il prezzo. Noi dobbiamo cercare di stare sempre a un prezzo più basso. Questa, comunque, ripeto, è una configurazione un po' diversa dalle altre. Quindi il pacchetto per me ideale è Sport, perché lo Sport ti dà tutto, ovviamente, il pacchetto precedente, che sarebbe il Business, quindi con i vari sistemi MBUX, con quello in realtà è di base, con la possibilità di Android Auto e Apple CarPlay. Questo in più ti dà la pelle sintetica, artico, tessuto e tessuto nero, gli inserti in ellipse look, il pacchetto comfort per i sedili, cerchi in lega 17 pollici che potremmo cambiare, il portellone Easy Pack, i fari LED high performance, che ragazzi, i fari LED servono veramente tanto, soprattutto per chi viaggia, sedili in comfort anteriori, insomma, comunque degli accessori importanti, ma che comunque potremo andare a modificare dopo. Modello speciale in più, magari, ecco, sarebbe bello l'Edition One, però chiaramente un po' troppo, un po' eccessivo, ecco, sono sincero. Vernici, io direi questo nero, molto elegante, molto raffinato, ci sta. I cerchi, ci sono i cerchi da 10 razze, perché voglio andare comunque sempre sul 17 pollici, perché vedete la spalla del pneumatico è importante, quindi secondo me questa spalla del pneumatico permette anche un viaggio molto molto comodo in autostrada soprattutto, quindi direi tranquillamente 17 pollici. Interni vanno benissimo, la pelle sintetica artico, il tessuto Bertix nero, molto molto bello. Certo, forse è un po', ecco, non particolare, è un'auto che comunque non si distingue tra le altre a livello di caratteristiche estetiche, però non mi dispiace. Parliamo, ecco, gli inserti, va benissimo questi. Ci sono altri inserti che però, diciamo, per scegliere devi pagare 4.000 euro poi di option e non vale la pena. Questi sono i vari tipi, ecco, di pacchetti. Io sinceramente preferisco scegliere gli allestimenti, anche che poi purtroppo alcune cose me li fa scegliere per forza, preferisco sceglierli direttamente nella sezione degli optional, perché alcune cose mi possono interessare e altre cose non mi possono interessare. Siamo a 36.440 euro. Non è male. Parliamo degli optional esterni. Sicuramente l'illuminazione esterna, no. Fari termici, l'AMG body styling, tetto panorama scorrevole. Sinceramente, io mi piacciono, ma non ho mai trovato una reale utilità. Spendere 1.500-1.800 euro, insomma, per il tetto panoramico. Però, ecco, non dico che non mi piace, è bello. Però, tra l'altro, non si apre neanche tutto, quindi insomma, poi inutile. Ora, pacchetto retrovisori, quindi specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, magari. Vediamo, se non costano 8.000 euro, perfetto, scelti. Gancio di traino non mi serve. Roof rails neri, molto relativo, cioè va bene anche quelli grigi, anzi danno un po' più aspetto SUV. Impianto tergi lavaretto termico. Bene, allora, questo sempre dipende dalla vostra zona, però io posso anche andare in vacanze in montagna, quindi mi potrebbe servire. Vediamo, mi fa aggiungere altro? No. Andiamo sugli interni. Riscaldatore supplementare. Allora, qua un po' andiamo. 1.342 euro per aggiungere il riscaldatore supplementare. Sicuramente mi farà aggiungere altro. Sarebbe utile, perché comunque magari a distanza puoi riscaldare o rinfrescare l'auto. Vediamo. Ah no, però è soltanto il riscaldatore. No, vabbè. Diciamo, ecco, per dove abito io, che al sud, questo non mi serve. Però magari, ecco, se abitate nord, forse sarebbe un optional da selezionare. Kit fumatori, non fumo. Luci diffuse interne con 64 colori, bah,
Sì, ma è un vezzo più che altro, non è utile. Soglie di ingresso illuminate? No. Rete di riserva per il bagagliaio? No. Climatizzazione. Abbiamo comunque il climatizzatore automatico, questo in più è il Comfortmatic che regola la temperatura individuale in due zone, quindi ma potremmo evitare, ecco. Sedile anteriore e destro regolabile elettricamente come memoria? Ma no. Forse questo. Sì, magari un per il guidatore ci può stare. Cosa ci fa aggiungere sul porto lombare? Vabbè, aggiungiamo. Sedili climatizzati per le tue guide passeggero. In realtà, se queste servono, sono molto comode, però, soprattutto in estate, però possiamo farne a meno. Anche se dove sto io comunque fa molto caldo. Però comunque col condizionatore si sta bene. Radio, sistemi di comunicazione. Beh, allora, direi subito che chi a quest'auto deve avere cioè un impianto comunque di comunicazione ottimo. Quindi io assolutamente sceglierei pacchetto di integrazione Android ed Apple CarPlay. Accetta. Ricarica wireless. Ricarica wireless direi di sì, ma in realtà è una cosa che potremmo anche evitare perché con Apple CarPlay Android Auto si carica. Cioè, si mette il cavo, oltre che a collegarsi tramite Bluetooth, quindi in realtà mettendo il cavo non serve la ricarica wireless. Quindi non la seleziono. Sistema di navigazione su disco fisso. Allora, il sistema di navigazione Mercedes è davvero ottimo, davvero ottimo. Però comunque abbiamo Android Auto e Apple CarPlay, quindi con Google, con Apple Maps che comunque sono aggiornate praticamente istantaneamente. Io direi di scegliere magari questo, mi fa aggiungere 2200 euro. Vediamo. Quanto? 40.000 euro. È un po' tantino. Anche se, diciamo, la cosa che mi fa aggiungere sono questi due schermi. Perché, vedete, vi faccio vedere un po' in configurazione. All'interno troviamo i due schermi grandi, che sono bellissimi. Però, qualora volessi disattivare, cioè togliere questi schermi grandi, andiamo ad eliminare. Sono un po' bruttini, a dire il vero, perché tutta questa cosa nera con gli schermi. Vabbè, dai, ragazzi, magari abbiamo fallito di stare sotto i 40 euro. Però vediamo di comunque mantenerci vicini, anche se è molto molto difficile. Però vediamo un po' se riusciamo. Io direi che il sistema diciamo, Burmester è ottimo. Una qualità ottima, magari sì. Dai. Aggiungiamo perché comunque secondo me chi viaggia deve avere un buon impianto, deve vivere bene all'interno della vettura. Mi fa aggiungere 3.800 euro. No, non lo voglio. Ora, realtà aumentata per la navigazione MBUX. Se avete visto il nostro video della classe A, quella ibrida registrata la prova registrata al Salone di Francoforte, vedrete questo sistema. In realtà è molto bello, molto molto bello, però poco utile perché devo distogliere lo sguardo per guardare il navigatore e fare attenzione a quello che mi dice la realtà aumentata. Molto bello, ma sarebbe molto più bello forse fare qualcosa sul parabrezza, qualcosa proiettata su un HUD, insomma, però. Blind Spot Assist. Ragazzi, purtroppo Mercedes, purtroppo ma per fortuna Mercedes ha degli ottimi assistenza degli ottimi assistenti ADAS. Io direi di attivare il blind spot perché comunque serve. Purtroppo sulla sicurezza non bisogna mai dire di no. Cosa mi fa aggiungere? Pacchetto assistenza alla guida. Però non so perché mi fa togliere il navigatore. Vabbè. Cross traffic assist, vabbè, relativo. Sidebags posteriori, gli airbag per il vano posteriore. Sì, direi di sì. Un riflesso protettivo, le orecchie si isolano temporaneamente per proteggere dal forte rumore di un impatto. Ah, questo è particolare. Direi di sì. Direi di sì. Telecamera 360, bah, molto relativo. In realtà anche questo lo toglierei. Però, Active Speed Limit Assist, no, modulo antifurto. No, tanto si può aggiungere dopo. Sistema di assistenza abbaglianti ed attivi. Sì, molto molto utile. Estintore, no, sono tutte cose che si possono prendere dopo, non è un problema. L'Active Lane Change Assist,
Sì, questo è una cosa effettivamente molto utile. Fare i compressori omofocali e lampade tradizionali. Ah, questo sono i fari. Basta chiamarli fari antinebbia. E dai, chiamali antinebbia, è più semplice. Sistema di resistenza attivo della regolazione della distanza. Sì, ci può stare. Però in realtà comunque sì, è importante, però alla fine sì, diciamo di sì. Il keyless ci sta. Perfetto. Allora, pneumatici invernali, questi sono più che altro accessori. Vediamo, sportivi no. Pneumatici run flat. Sì, anche se poi i pneumatici in realtà si possono cambiare, quindi annulla, perché li posso comprare io dopo. Assetto, io direi l'assetto va bene così. Non cambio nulla, perché comunque deve essere una cosa, insomma, di guida molto comodo, molto comoda, quindi va bene. Volante riscaldato, possiamo anche farne a meno. Ragazzi, va bene così. Siamo sotto i 45.000 euro, vi ho promesso. Cioè, in realtà volevo stare sotto i 40.000 euro, non ci sono uscito. Vediamo se riesco magari a stare sotto i 45.000 euro, però aggiungendo qualcosa di sicurezza, perché, ripeto, ragazzi, sulla sicurezza mai, mai risparmiare. Aggiungiamo magari. Aggiungiamo questo. 44.000 euro. Wow, perfetto, direi perfetto. Ora andiamo un po' a vedere la vettura. In primis possiamo vederla anche al buio, al tramonto, molto bello. Vediamo un po'. Bella. Non è male, devo dire, non è per niente male. Non è nulla di sfarzoso, però è bella. Mi piace questa GLA. Devo dire, preferisco questa rispetto all'altro. Vediamo gli interni. Perché mi ha tolto questo il display così? Ma ragazzi, io voglio il display così. Vediamo se me lo fa mettere. Perfetto, comunque siamo 44.718 euro. Andiamo sulla mia configurazione, quindi parte finale. Vediamo allora. Preventivo, appunto, 44.718 euro. Beh, non è male. Andiamo su calcolo il tuo finanziamento. Vediamo un anticipo del 10%. Che comunque, oddio, che poi in realtà possiamo anche fare tipo del 25%. Stando 10.000 euro di anticipo, magari quelli si può fare su finanziamento. 36 mesi, 100.000 km, anzi facciamo 48 mesi. Non lo fa scegliere, sì, 48 mesi, 100.000 km. Beh, viene una rata 571 euro al mese. Siamo riusciti a stare sotto i 45.000 euro, purtroppo i 40.000 euro. Ho fallito, anche se sono sincero, qualcosina magari potevo anche evitare di metterla, però come dicevo nel video, secondo me se io lavoro con l'auto devo stare comodo. Non posso dire no, risparmio, però non sto comodo. Purtroppo un risparmio economico su una cosa può essere un non risparmio sulla salute e la salute è molto 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 importante. Abbiamo visto, ce l'ho qui davanti, una configurazione finale. Da 44.000 euro con 571 euro di rata e canone mensile. Non è male, in realtà è comunque tantino, però bene o male, ecco, anche non so, un'auto in leasing più di 350, 400, anzi meno di 350, 400 euro non la trovi. Parliamo di quel livello di auto, attenzione, con quegli allestimenti. Quindi direi che comunque è un buon prezzo, forse ecco, magari soprattutto in questo periodo scenderei un po' di più, anche se facciamo chiarezza su una cosa particolare. Tutto quello che avete visto, quindi anche il prezzo, soprattutto il prezzo, è un prezzo, diciamo, chiave in mano da internet. Chiaramente se si va al concessionario, magari fanno degli sconti, anzi sicuramente fanno degli sconti, quindi quel 44.000 euro può trasformarsi in 40.000 euro, magari anche qualcosina in meno, o magari trovare un chilometro zero, un buon usato, a buon prezzo, perché 571 euro sono tanti. Secondo me forse il prezzo ideale che io pagherei per quella vettura siamo sui 400-450 euro al mese, ed è una vettura che sì, merita. Oltre i 500 diventa già tantino.
Comunque fateci sapere cosa ne pensate di questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per notifiche e soprattutto andate a seguirci sui nostri canali social Facebook, Instagram e andate a vedere il nostro sito www.wedrive.tv.